Buongiorno, bentrovati. Buon 16 ottobre. Oggi nel rito ambrosiano ricordiamo il beato Contardo Ferrini, che nacque a Milano nel 1859, si formò nelle discipline giuridiche prima a Pavia e poi all'Università di Berlino. Studioso e docente di diritto romano, insegnò a Messina, a Modena e a Pavia. La meditazione quotidiana, l'assidua preghiera, la frequente partecipazione all'Eucaristia, l'amore verso la Beata Vergine Maria furono l'alimento della sua vita spirituale. Votatosi al celibato per il regno di Dio, rifulse per l'amore ai poveri e la cortesia del suo tratto. Attento ai problemi sociali, fu consigliere comunale di Milano. Morì il 17 ottobre 1902 a Suna, sul Lago Maggiore. Ecco il Vangelo di oggi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: «Seguimi». Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazareth». Natanaele gli disse: «Da Nazareth può venire qualcosa di buono?» Filippo gli disse: «Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, gli disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità, io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo». Parola del Signore. Siamo nel nostro rito ambrosiano, nelle settimane dopo la dedicazione. E per questo motivo iniziamo in questi giorni a leggere alcune pagine che sottolineano l'esperienza della Chiesa, l'esperienza della Chiesa che nasce dalla vocazione, dall'incontro con Gesù. La Chiesa nasce qui, quando incontriamo Gesù ed insieme ci mettiamo alla sua sequela. Ed ecco allora che Gesù incontra Andrea e Andrea lo racconta a Pietro e poi Gesù chiama Filippo e Filippo lo dice a Natanaele. Il buon Cardinal Martini, di beata memoria, diceva che l'evangelizzazione si diffonde per contagio. Ecco, quindi non un proselitismo che vuol dire un imporre qualcosa in maniera piuttosto violenta, ma no, così, per contagio, per passione. Quando vedi una cosa bella, non puoi tenerla per te. Quando incontri Gesù, non puoi tenerlo per te. Lo racconti agli altri. Che il Signore ci doni di essere sempre entusiasti della sua amicizia per comunicarla a tutti, ci rende veramente missionari. Buona giornata, preghiamo gli uni per gli altri. Sia lodato Gesù Cristo.